Sì, però mi dovete dire chi si alza. Buongiorno. Così da sotto. Buongiorno ragazzi, sono tornato. Il video di oggi è molto interessante perché vi faccio vedere una cosa che a me da studente qualche anno fa sarebbe stata molto molto utile. Vi faccio vedere infatti la vita di un designer, di cosa fa proprio il mondo lavorativo. E infatti da studente, cioè, queste cose non le sai. Quindi questo video sarà molto interessante per studenti di design o aspiranti tali. C'è da dire innanzitutto che ci sono vari tipi di designer. C'è il fashion designer, service designer, graphic designer. Io sono industrial designer, cioè quel designer che fa oggetti fisici, quindi come questo, come questo hard disk, come questo power bank, come questo telefono, come tante cose. Io mi occupo di fare le cose fisiche. Quindi la mia giornata parte alle 7:20 circa. Colazione, leggo le news, mi stiro le camicie ogni mattina perché una camicia stirata fa la differenza. Faccio lo zaino, prendo la roba che mi serve e prendo anche del cibo da mettere nello zaino perché dove lavoro c'è una cucina e quindi cucino di solito lì. Poi prendo lo skate e mi dirigo a Maciachini, che è una zona di Milano. Da lì mi aspettano i miei colleghi con la macchina e facciamo carpooling, ossia dividiamo le spese della macchina e andiamo tutti insieme a lavoro. Questo perché lo studio di design dove lavoro si trova un po' in culone, si trova a un'ora di distanza da Milano, quindi andiamo tutti insieme. Siamo in macchina, la macchina è ben collaudata e faccio vedere i membri di questa macchina attraverso il lavoro. Lei è ACR, junior designer come me, in fondo c'è Guido, anche lui designer. Poi lì davanti abbiamo senior designer, signor Roberto. Signor Roberto. E da qua è senior mechanical designer qualcosa. Engineer. Davide Ronchi. Lo studio dove mi trovo a lavorare si chiama Studio Volpi, è molto bello. Cosa faccio lì? Io ci sono circa da 9 mesi, prima come tirocinante. Riccardo, tirocinante. E poi come designer. Funziona il mio lavoro da designer in uno studio. Esempio, viene e ci chiede: "Guaglio", mettendo che siamo napoletani, "Guaglio, devo fare un passeggino. Dobbiamo fare il nuovo passeggino Top Gun, oppure dobbiamo fare un passeggino a 100 euro più funzionale della concorrenza", non lo so, una roba del... Questo può essere un ipotetico brief, un ipotetico lavoro. Quindi noi progettiamo l'estetica, facciamo tutte le nostre considerazioni sul mercato, su cosa può andare, cosa non può andare. Dopo al cliente noi proponiamo varie idee che possono essere, questo dipende da azienda a azienda, possono essere 3, 5, non lo so, di vari stili diversi. Quindi magari facciamo un frullatore un po' più elegante, facciamo un frullatore un po' più giocoso, facciamo un frullatore un po' più rigido, un po' più robusto. Questi tre stili servono al cliente, che in questo caso è il produttore di frullatori, per capire qual è la giusta direzione. Una volta accettata la direzione, noi proseguiamo il lavoro di concept fino a farlo più concreto, rendere tutto eccetera. Questo progetto, in seguito a varie call, quindi a chiamate di lavoro col cliente, verrà assegnato al dipartimento di ingegneria, che lo ingegnerizza, ossia lo rende producibile, quindi tutto il controllo delle scocche, spessori, dove vanno le viti, tutta la parte dell'assemblaggio. Dopo l'ingegnerizzazione consegniamo il lavoro al cliente, che vincerà tanti premi perché noi siamo molto bravi, quindi molto, tutto molto bello. Lo studio Volpi è davvero un bello studio, molto grande, molto moderno, forse tra i più belli in Italia.
e c'è proprio un bel clima, perché io con i miei colleghi mi sono trovato molto molto bene e in questi mesi sono cresciuto davvero davvero un sacco. Quindi questo è quello che fa un designer, quello che faccio io in uno studio di design. O meglio, facevo. Perché in realtà chi mi segue su Instagram o chi ha visto l'ultimo video fino alla fine, noi ci vediamo a settembre con nuove avventure del qui presente Breccia, perché ci stanno molti aggiornamenti sulla mia vita. Tipo il fatto che ieri mi sono licenziato. Cosa ho fatto? Sì. Mi sono licenziato. Perché l'ho fatto? Sono pazzo? Sono forse pazzo? Forse. Ho fatto un bel salto nel vuoto. Cosa succede adesso? Cosa faccio della mia vita? Lo scoprirete nella prossima puntata. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Statemi bene. Ciao.